A Savignano a Mare un uomo ruba un televisore. Esce dal centro commerciale con il televisore in braccio. Quando la guardia lo ferma, gli dice: "Ma no, questo è un reso, un televisore 49 pollici", quindi tranquillamente usciva, però non l'aveva pagato ed era del valore di circa 350 euro. Qui siamo nel Cesenatico, scusate. Quindi il 45enne aveva già dei precedenti, tanto da essere già sottoposto all'obbligo di firma nel comune di Rimini ed è beneficiario del reddito di cittadinanza. Potrebbe subire come pena accessoria la sospensione del sussidio, diventando, come scrive Cesena Today, uno dei primi casi legati a un reato. Diversi invece in questi mesi della redistribuzione della CARD, i furbetti del reddito di cittadinanza beccati all'INPS a Palermo, Napoli, Bolzano, che ricevevano il sostegno nonostante non ne avessero diritto, o chi lavorava in nero. Ad esempio, nel capoluogo partenopeo, ad esempio, scovati 5 operai tra i 18 lavoratori in nero di un cantiere edile fuori legge, che oltre a prendere il sussidio dovranno anche rispondere penalmente di truffa ai danni dello Stato. Ma c'è anche l'uso improprio che si sta cominciando a fare del reddito, come è successo ieri a Roma, dove un pregiudicato com ha comprato 22 dosi di hashish per regalarle alla fidanzata che era rinchiusa nel carcere di Rebibbia. I cani antidroga hanno sentito la droga mentre lui entrava nel carcere, poi, processato per direttissima, ha detto al giudice che aveva utilizzato i primi soldi del reddito di cittadinanza, ben 1000 euro perché viveva con la madre, questi 1000 euro per fare questo regalo alla fidanzata, che lui non è che li stava spacciando, era comunque un regalo, dice lui.